Dal Teatro Verdi di Padova le fasi conclusive del Trofeo Luxardo. Classica nel panorama della sciabola maschile individuale mondiale. La gara di Coppa del Mondo che si disputa in Italia più antica. Ma avremo modo di parlare di questo Trofeo Luxardo. Intanto in pedana, in questo assalto, primo assalto di finale, della finale a 8, Tony Terenzi sulla sinistra dei teleschermi e sulla destra il grande Stanislav Pozniakov, il russo pluridecorato in campo internazionale, già campione del mondo, contro il più anziano dei nostri sciabolatori, Tony Terenzi. Un duello che in questi anni si è ripetuto su tutte le pedane del mondo, in tutti i tornei, nei circuiti di Coppa del Mondo, nei campionati del mondo. Tony Terenzi è in vantaggio per 2-1 sull'avversario. Ora il pareggio di Pozniakov, 2-2. La sciabola, arma sicuramente spettacolare, la sciabola che negli ultimi decenni è diventata più veloce, gli atleti si sono affidati di più alla potenza atletica, l'arma dove si può colpire oltre che di punta, di taglio e di controtaglio, e il bersaglio valido è la parte superiore del corpo, vedete, braccia comprese, il giubbino in pratica, sono esclusi gli arti inferiori, anche la testa è bersaglio valido. Intanto 3-3, si procede sull'assoluta parità. Una sciabola italiana che sta cercando di riemergere dopo la grande delusione di Sydney, dove sicuramente i nostri tiratori si sono espressi sottotono, non all'altezza delle loro possibilità, ma per la verità, e da qualche anno anche dal campionato del mondo in Corea dell'anno precedente, che gli azzurri della sciabola non si esprimono ai livelli abituali. E tra questi Tony Terenzi, atleta nato a Genova, in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro, classe 1969, 32 anni, un atleta dunque ormai maturo che entra nella fase finale della sua carriera, ma siamo convinti che possa dire ancora molto Tony Terenzi. E spesso nel passato di questo atleta grandi potenzialità tecniche atletiche che però spesso non si sono tradotte in risultati all'altezza delle aspettative. Ancora parità intanto in questo assalto tra Pozniakov e Terenzi, 5-5. Ora si porta in vantaggio il russo, 6-5, immagini suggestive dal Teatro Verdi di Padova. Il palcoscenico, crediamo palcoscenico di un teatro, rimanga ancora uno degli scenari più suggestivi, più affascinanti per le prove di scherma. 8-5, ha preso il largo ancora Pozniakov, 9-5, una bella stoccata d'incontro. E questa volta c'è l'anticipo di Tony Terenzi. 6-9, si vince alle 15 stoccate, ricordiamo. Tony Terenzi si allena con il padre Arnaldo. +4 di vantaggio per Pozniakov.
simultaneo, vedete, talmente veloce l'attacco che per il presidente di giuria è difficile interpretare la priorità, chi ha ragione. Nella sciabola naturalmente vige la convenzione schermistica, così come nel fioretto. Intanto la stoccata di Pozniakov, 11 stoccate per il russo. E talvolta il presidente di giuria si rifugia nel simultaneo, come in questo caso, non riuscendo a stabilire la priorità dell'attacco, e questo nonostante l'elettrificazione dell'arma avvenuta negli ultimi anni, pensate quando invece non c'era l'ausilio dell'elettrificazione, quante polemiche. Va bersaglio intanto Tony Terenzi, 12-7, ma dà l'impressione di aver trovato l'allungo decisivo Stanislav Pozniakov. Ancora un simultaneo. Siamo alle fasi decisive, si risolve tutto nella prima manche nella sciabola, mentre va a segno Tony Terenzi. Non è necessaria la seconda e la terza manche, invece necessaria nel fioretto e nella spada. Si porta a meno 4 Tony Terenzi. Classifica di Coppa del Mondo, Terenzi è 15esimo, 64 punti, classifica guidata da Sharikov, connazionale di Pozniakov, quota 181, siamo alla 12esima prova di Coppa del Mondo della stagione 2000-2001 nella sciabola maschile individuale. Una stagione che ha confermato le sofferenze italiane, vedete, si distende nel suo attacco Tony Terenzi, si riavvicina. Bella stoccata, 10-12. C'è la botta dell'azzurro, aveva urlato Pozniakov cercando di convincere il presidente di giuria della sua priorità, ma non abbocca il giudice. E Tony Terenzi si è rifatto sotto, aveva dato 5 stoccate anche di vantaggio, ma ora è Pozniakov a rimettere la sua lama sul bersaglio dell'avversario, più 2. Dicevamo 5 stoccate di vantaggio anche per il russo, poi buona reazione, buona reattività di Terenzi, che prova ancora ad attaccare, arretra poi sulla pedana e scarica il suo attacco, 12-13, nuovamente ad un passo dall'avversario l'azzurro, con questo giubbino bianco, rosso e verde. Tony Terenzi, che tra l'altro ha vinto un'edizione del trofeo Luxardo, esattamente nel 93. Va a segno Pozniakov. È un passo dal successo Pozniakov, ma nella scherma simultaneo intanto non è mai detta l'ultima parola. Soltanto 2 stoccate tra i 2 contendenti e Terenzi ancora accorcia le distanze, si riporta ad una botta di differenza, 13 Terenzi, 14 Pozniakov. Beh, comunque buon match di Terenzi, che sta impegnando fino all'ultimo l'avversario simultaneo. Pozniakov ha annunciato in grande forma per questo appuntamento italiano di Coppa del Mondo.
ancora simultaneo. Ancora un simultaneo. Sono momenti delicatissimi. Mette a segno la sua 15ª stoccata Stanislav Pozniakov, si impone 15-13 su Tony Terenzi e accede così alla semifinale. E rivediamo intanto la botta conclusiva del russo.